alla scoperta di una giovane donna di roccia e di mare. A parlare di lei, a parlare di una beata che è Antonia Messina, il suo biografo, che è un pediatra, il dottor Salvatore Murgia. Dottore, mi ha fatto innamorare di Antonia Messina, si accomodi. Io penso che poche persone sappiano di chi stiamo parlando, però in Sardegna, e lo dimostra anche questa medaglietta che stringo tra le mani. Guardate, questa è una medaglietta con il profilo della Sardegna, eccola qui, e dietro c'è proprio il nome di Antonia Messina, una ragazza di 16 anni con un sogno grandissimo, quella di essere tutta di Dio. In che anni ci muoviamo, dottore? E soprattutto, che Sardegna era quella? Beh, Antonia nasce 100 anni fa, esatto, nel cuore della Sardegna, ad Orgosolo, da una famiglia di modeste condizioni. Il padre si era appena congedato dall'arma dei carabinieri e riuscì a farsi assumere nel paese di residenza. Era un uomo molto austero, autoritario, forse retaggio di questa disciplina militare antica. La mamma, il padre era Agostino, la mamma era Grazia, che si dedicava alle occupazioni domestiche. E una donna di grande fede, tra l'altro. Grande fede, e come usava allora, ebbero una numerosa prole, 10 figli. Purtroppo di questi 10 figli sopravvissero fino all'età adulta solamente 3 di loro. E Antonia da subito capisce che il suo ruolo in quella famiglia è determinante. Non può andare a studiare, non va a studiare più di tanto, però ha una passione per Dio e per l'azione cattolica. Sì, è vero. Lei purtroppo vede perdere la sorella maggiore e poi 2 fratellini minori per un'epidemia di morbillo che miete tante vittime. E uccideva e uccide ancora. Una lezione anche sull'importanza delle vaccinazioni. È detto da un pediatra. Bravo. Ricordiamole queste cose, sì, ogni tanto. Ricordiamolo perché è importante. E appunto Antonia deve sostituire la sorella maggiore perché è l'unica che rimane. A 10 anni riesce a strappare al padre il consenso per iscriversi nell'associazione delle Beniamine dell'Azione Cattolica di Orgosolo. Dottor Murgia, questa ragazza innamorata di Maria Goretti, che leggeva spesso un libro della sua vita, era una che aveva capito che era innamorata di Dio e mai sarebbe stata di un altro uomo. Quando arriva però un fotografo in paese, io la ringrazio perché nel suo libro bellissimo ci sono queste foto che adesso facciamo vedere. Lei, ecco qui, guardate, questo è il vestito da sposa delle spose di allora. Lei fa una promessa al fotografo, o meglio, obbedisce al papà, però a che patto? Sì, costretta a indossare l'abito da nubile, ecco, e poi, che era suo, ma anche l'abito bellissimo della mamma, l'abito da sposa, che è uno dei più rappresentativi della Sardegna, dice sì, però io poso solo in casa e le foto sono nel semibuio di una stanza. Perché lei non era disposta a farsi fotografare per strada sotto gli occhi indiscreti di estranei. Cosa succede il 17 maggio del 1935, dottore? E il 17 maggio lo racconta bene ancora la testimone vivente. Lei cade sotto i colpi di pietra mentre raccoglie la legna in una campagna vicino al paese per difendere la sua dignità di donna. E per fortuna che abbiamo queste foto, perché fu l'unica donna di Orgosolo ad essere fotografata allora, perché nessuna donna si fece fotografare e lei fu costretta e ci rimangono queste foto. Allora, dottore, noi la portiamo lei e portiamo tutti i nostri telespettatori, ai quali chiedo per favore un po' di pazienza, perché siamo andati a pizzicare, a prendere Annedda. Annedda non è soltanto l'amica di Antonia, ma è anche l'ultima testimone vivente di quel massacro, perché non è stata solo uccisa Antonia Messina, è stata massacrata. Gaia Romani l'ha incontrata per noi. Preparatevi perché è un'intervista molto forte. Ascoltate.
E Antonia Messina era normale, una giovane come tutte le altre giovani che è allora del nostro paese. Però venne la mattina presto, in casa come era abituata. Mamma vendeva il latte. Gli disse a mamma se andava mia sorella a Legna. Erano andate spesse volte, tante volte. Mamma le dice di no. Le dice, allora lasciamela a me, Anna, Annella. E partimmo. Suonava la campana di Sant'Antonio di Padova, che siccome siamo vicini, suonava per tutti i bimbi della scuola. Dopo un po' di strada, incontrammo due giovani, uno grande e uno piccolo, però non ci hanno nemmeno salutati. Arrivavamo a questo posto, lì si ferma a fare la legna, io c'era un muretto, salto il muretto come un'esperta e mi stavo raccogliendo una frasca che non serviva nemmeno, penso. E lei sento dopo, Anne, una voce tremenda. Chiama babbo. Vedo questo giovane e gli metteva le mani sulla spalla per farsi accavalcarsi, un gesto brutto. Vado piangendo, chiamando il babbo, chiamando aiuto, trovai questa stradina, non sapevo né dove andavo né dove no. Sentì un urlo, questo urlo era un urlo come... Mio zio era macellaio quando moriva le carpe e le bestie. Era gli ultimi che ispiravano le bestie. Le pecore e le capre che moriva mio zio. Io l'ho somigliato così. Gaia e Romani, grazie di averci portato questa testimonianza. Una delle tante raccolte con una forza investigativa, dottore, io glielo devo riconoscere, dottor Murgia, impressionante nel suo libro che avete visto in sovraimpressione, da cui abbiamo tratto tantissimi spunti. Dottor Murgia, pensare alle urla di questa ragazza di 16 anni, che sembravano quelle di un agnellino squartato, qualcosa che francamente non mi ha fatto dormire stanotte. Ignazio Giovanni Caggiu, che questo uomo che ammette che voleva solo possederla, la colpisce 74 volte, la lapida è morta colpita dalle pietre. Una ragazza che ci prova in tutti i modi a sfuggire, 3 diverse pozze di sangue, lei ci racconta tutto. Ma di questo sacrificio il paese ha quasi paura all'inizio. Dottore, lei racconta che in fondo di Antonia si è parlato poco per un certo periodo. Poi che cosa succede? Era una ragazza normale, una ragazza qualunque, se questo aggettivo non suonasse quasi come diminutivo della sua grande dignità di donna e di testimone di un messaggio cristiano. E quindi c'è stata anche una certa lentezza, una certa fatica anche a entrare nello spirito di questo avvenimento, anche perché era insolito come avvenimento, cioè una cosa assolutamente mai sentita. Penso che sia la prima volta che succedesse una cosa del genere a Orgosolo. La testimonianza di Annedda però fu fondamentale, certo, perché il codice barbaricino non ammette testimoni d'accusa. C'è un codice dello Stato che viene in genere osteggiato e temuto e un codice locale, un codice millenario. Il codice millenario locale non ammette il testimone d'accusa, ammette il testimone a difesa. Annedda va in aula del tribunale, testimonia e la sua testimonianza è fondamentale anche per l'inizio del processo di beatificazione delle autorità ecclesiastiche. Questo è fondamentale. L'azione cattolica quasi si impossessa di questa memoria, sì, ed è grazie proprio ad Azione Cattolica che si mette in moto anche questo processo della memoria. Certo, Armida Barelli ha fatto molto. Armida Barelli è la grande donna milanese, collaboratrice di Padre Gemelli, fu fondamentale e fu a Orgosolo nel giugno del 1937 e la sua presenza spiega anche l'edificazione del monumento funebre che
di cui forse abbiamo visto qualche immagine prima. Dottor Murgia, parto, rimango alla cronaca dell'epoca che lei ha ricostruito con una perizia veramente scandalosamente bella, mi creda. Giudice in quel processo è un giovanissimo magistrato. Sì. Aveva neanche 27 anni. Esatto. Si chiamava Francesco Coco. Sì. Sarebbe diventato il procuratore generale di Genova, assassinato 50 anni dopo dalle Brigate Rosse. È vero. Fu lui a ordinare a disporre l'autopsia. Sì, fu lui a ordinare la disposizione e fu uno dei primi a parlare di santità di della ragazza, di martirio autentico. E purtroppo non fece in tempo, perché lui e la sua scorta, rappresentata dagli agenti Saponara e Deiana, un sardo anche lui. E fa molto bene a citarli. Sì, sì, no, perché bisogna ricordarli. E pagarono col sangue la fedeltà allo Stato. E... Francesco Coco, eppure fu il primo a comprendere che quella donna aveva detto sia la vita a costo del sangue. Nella chiesa, intanto sfino delle immagini bellissime, che sono poi le immagini della processione dell'Assunta. Guardateli questi vestiti, questi costumi. Questa è l'anima di un popolo che comprende che la forza di quella donna in un paese che, insomma, in cui non si dava neanche tanta credibilità allora, proprio la figura femminile. Quella storia è tutta loro. Siamo nel centenario della nascita di Antonia Mesina. Dottore, cosa ha da raccontare alle nuove generazioni questa ragazza? Beh, nonostante sembri un messaggio ormai superato, ci sono testimonianze attuali anche di giovani che la vedono ancora come un esempio proprio di difesa della propria dignità, del proprio corpo, del valore proprio della persona come nella sua integrità, diciamo. E è un esempio quindi per tutti, per ragazzi, ragazze di oggi. Questo è fuori discussione. Non è tramontata la sua testimonianza. E tanto è un esempio, dottore, che la memoria, ripeto, oggi più che mai è viva. Noi con Gaia Romani siamo voluti andare a vedere che cos'è la fiducia, la fede in questa figura e attraverso di lei anche in un messaggio di purezza che per un cristiano comunque dovrebbe essere fondamentale. Venite con noi. La beata Antonia Mesina è certamente una ricchezza che si è apprezzata anche col tempo. Sicuramente la beatificazione ha aiutato tantissimo a riconoscere questa figura che già c'era nel raccontare da parte della gente e dei tanti che l'avevano conosciuta, perché allora erano viventi tanti che l'avevano conosciuta, di come era una figura bella e importante per la comunità, in quanto lei, anche con l'esempio che ha dato di fede, perché è certamente un esempio di fede di una ragazzina che ha combattuto perché quello che riteneva prezioso si potesse essere salvaguardato. Si inginocchiano davanti all'urna dove c'è Antonia Mesina e la pregano. Vuol dire che questa devozione hanno ammirato dappertutto questo gesto. Io non lo so, i tempi d'oggi, se fossero disposti a offrire la vita e a affrontare anche questo sacrificio, affrontare la morte come ha fatto Antonia Mesina, non lo vedo questo coraggio con i giovani oggi. Penso che il messaggio che Antonia Mesina manda a noi giovani, sia ragazze che ragazzi, sia un messaggio di rispetto del proprio corpo e di rispetto in generale di se stessi e degli altri, e di vivere la propria vita con maturità e con responsabilità, mettendo al primo posto quei valori come la famiglia e gli affetti, che di fatto sono dei principi che non possono passare mai di moda e quindi valgono tanto per i giovani di oggi quanto di ieri o di domani. Grazie a Gaia Romani, ecco le figurine, le immaginette. Noi facciamo gli sponsor, lo posso dire, dottore?
di questa figura, perché si fosse messo in ascolto soltanto adesso. 1935, 16 anni, ad Orgosolo, Antonio Messina difende la sua purezza, difende il suo sogno di sposarsi con Dio e viene lapidata con 74 colpi di pietra da parte del suo aguzzino. Aguzzino, dottore, che non si pente. Il codice barbaricino a cui lei ha fatto riferimento prevede la vendetta, giustizia che è fatta come vendetta, una vendetta quasi familiare. La prima reazione del papà di Antonio è tremenda. Poi succede qualcosa. Sì, e loro sono sconvolti. E diciamo che per la comunità non era pensabile il perdono, sarebbe stato scandaloso. E loro inizialmente non firmano la commutazione della pena, la pena che era stata già inflitta dalla Corte d'Assise, che era la pena capitale. E cosa succede? Succede che lui fa ricorso, viene naturalmente la Cassazione respinge il ricorso, respinge la domanda di grazia, firmata personalmente da Mussolini, e lui va di fronte al plotone di esecuzione. Però dopo i genitori hanno un ripensamento, perdonano, perdona il padre che muore pochi anni dopo la morte della figlia, perdona la mamma che per 30 anni rimane inchiodata a un letto di sofferenza per una forma di artrosi deformante, e tutti gli anni prega per la figlia, ma prega e fa celebrare una messa in suffragio per la salvezza dell'anima dell'uccisore di sua figlia. Io ho i brividi. Uccisore che non si è mai pentito, cioè non fece in tempo a pentirsi. Lei lo racconta molto con grande discrezione questo passaggio. Era un peccato inconfessabile, cioè non poteva ammettere questo perché già lui era disonorato per la cattura, per il carcere, ma avrebbe gettato molto più disonore sulle spalle dei suoi genitori e su tutta la famiglia che sarebbe rimasta segnata a vita. Quindi era anche un modo per tutelare l'onore della sua famiglia. Il 4 ottobre del 1987 Giovanni Paolo II però fa una cosa bellissima. Sì, Giovanni Paolo II innalza gli onori degli altari ed esprime un concetto poetico per dare valore al messaggio di Antonia. Se vogliamo lo possiamo ripetere. Bellissimo questo. Questo messaggio poetico dice il fascio di legna, il fascio di legna è raccolto per fare il pane in quella giornata di maggio 1935, rimane sui monti accanto al corpo straziato da decine e decine di colpi di pietra. Ma quel giorno un altro fuoco e un altro pane viene preparato per una famiglia più grande. Dottor Murgia, le posso dire una cosa? Io mi sono incantata. La ringrazio dal profondo del cuore, perché è una figura di cui si parla pochissimo, 100 anni dalla nascita, ma adesso è una storia che è iniziata. Io penso che noi ci vedremo presto. La copertina del libro è passata più volte. È un libro che, ripeto, è una cronaca fedelissima, una ricostruzione storica che ha davvero dell'incredibile, anche perché lei è un pediatra e quando torna a casa apre il suo studio per i suoi bambini. Grazie di cuore, Salvatore Murgia. Io la ringrazio davvero di cuore.